Buongiorno, il nostro viaggio nella memoria della Resistenza prosegue oggi con un racconto televisivo molto particolare. Il racconto del giorno della liberazione, il 25 aprile del 45, attraverso le pagine dei diari raccolti a Pieve Santo Stefano, nel centro voluto da Saverio Tutino, che raccoglie appunto diari, memorie di uomini, donne qualunque, da tutta Italia. Questa è la loro storia. L'Italia combatte. Questa trasmissione è dedicata ai patrioti italiani che lottano contro i tedeschi. Ai patrioti ricordiamo che la consegna, nel momento attuale, è di resistere e organizzarsi. Quando verrà l'ora dell'offensiva in massa... Non dimenticar le mie parole, bimba, tu non sai cos'è l'amore. È una cosa bella come il sole, più del sole. Aprile 1945, Belluno. Sono venuti verso coprifuoco due del comando piazza. Mi dicono che vanno a rapare i capelli alla Luisa, che è un amico tedesco. Loro sanno che sono amico della Luisa e che se suonerò il campanello certamente mi aprirà la porta senza difficoltà. La Luisa mi ha insegnato qualche mese fa come si bacia a bocca aperta. D'altra parte sono il capo del fronte della gioventù del quartiere, quindi io eseguo senza esitazioni. Un fascista di Salò, un ragazzino di Sanremo, un padre che ha due figli partigiani, un giovane partigiano veneto di 18 anni. Sono loro i protagonisti di questo straordinario racconto televisivo che vi proponiamo, il racconto del 25 aprile del 1945 attraverso le pagine dei diari di Pieve Santo Stefano che raccolgono appunto i diari e le memorie di uomini e donne qualunque raccolti da tutta Italia. A lavorare per noi su questo racconto televisivo e su queste pagine è stato il nostro regista Andrea Bevilacqua, che con Cristina De Ritis ha trasformato quegli appunti di memoria nel racconto di giorni così importanti e unici della nostra storia, a farci da guida un testimone d'eccezione, un poeta del quotidiano amatissimo dal pubblico teatrale, l'attore Ascanio Celestini. Scarpe rotte, pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sono? Nell'Italia dei fascisti, anche i bimbi. Aprile 1945, Torino. PFR, la sigla del nostro Partito Fascista Repubblicano, era divenuta oggetto di dileggio da parte della gente, per cui significava pochi farabutti rimasti, o con un po' di indulgente commiserazione, pochi fessi rimasti. Ed eravamo proprio pochi i rimasti. Negli uffici della Casa Littoria non c'era quasi più nulla da fare. Le mie colleghe, confuse, preoccupate, mi pregavano di confortarle. Credo in Dio, Signore del cielo e della terra. Credo nella resurrezione dell'Italia tradita. Credo nel fascismo e nella nostra vittoria. Alle armi, popolo italiano, per l'onore e per la libertà. Finirà bene, non temete. I tedeschi hanno l'arma segreta. Anche Mussolini l'aspetta. Non manca molto alla vittoria finale. Aprile 1945, Milano. Eravamo adunati nella stanza di ST. Il discorso, come sempre ormai, volgeva sugli avvenimenti della guerra, sulla probabile fine di questa. Avendo io accennato all'avvertimento dato da Clark ai partigiani che debbono tenersi pronti, R ha osservato che non capiva poi che cosa dovessero fare i partigiani. Io mi sono ribellato e gli ho detto che continuava ad essere cieco. I partigiani, ho detto, sono i soli italiani che contano. Non si tratta di azioni isolate ormai, ma di azioni in grande stile. Ebbene, vedrete tra poco. La prima azione esclusivamente partigiana sarà su Torino, poi subito dopo su Milano. Credetemi,
Non possiamo dire nulla oggi, ma forse sulla barriera nord, nel Tirolo e in Italia si combatteranno le ultime battaglie. L'Italia combatte. Questa trasmissione è dedicata ai patrioti italiani che lottano contro i tedeschi. Patrioti, la vostra attività in quest'ora è di vitale importanza. Fate sì di obbligare il nemico a continuare la fuga. Non dategli tregua. La cosa importante per un diario è la data, il giorno. Quando uno scrive una pagina di diario sopra la data ce la deve in mente, perché certe cose sono importanti perché sono successe in quel giorno lì. Non sarebbero lo stesso importanti se erano successe il giorno prima o il giorno dopo. Certe cose sono importanti proprio per quel giorno, magari soltanto per quello. Io mi ricordo che quando stavamo alle scuole elementari, sul diario, sulle pagine del diario ci scrivevamo i compleanni, quello che era nato, il compagno che era nato, che ne so, quel giorno, quell'altro, a maggio, giugno, quelli che erano nati d'estate non si festeggiava mai il compleanno con la classe, però quelli che erano nati d'inverno era importante perché uno festeggiava il compleanno. Poi ci guardavamo anche il nome del santo, perché magari c'era qualcuno che era nato un giorno che c'era un santo importante, il 4 ottobre per esempio che è San Francesco, oppure il 14 febbraio che è San Valentino, che non è un santo che conta tanto, però insomma è famoso per questo fatto degli innamorati. Io sono nato il 1 giugno, l'1 giugno, che è San Giusto, che non è un santo tanto famoso, è uno un martire che si è fatto tagliare la testa dagli antichi romani. Il 25 aprile invece è un santo importante, il 25 aprile è San Marco, l'evangelista, quello che ha scritto il Vangelo. Sul 25 aprile ce ne stanno tante di storie, soprattutto sul 25 aprile di 60 anni fa, del 1945. Aprile 1945, Torino. Giulio veniva a trovarmi in ufficio un paio di volte alla settimana. I suoi discorsi ormai erano sempre gli stessi. Non puoi continuare a vivere così, esposta a ogni pericolo. Tu non sai come odiano i fascisti, io lo so che vivo la Fiat. Lo sai che tutto sta per finire. Non ci credo. Sei il solito pessimista. Sono informatissimo. Non dimenticare che vivo in mezzo ai comunisti. Attorno alla città si stanno ammassando più di 5.000 partigiani e tra i torinesi ci sono migliaia e migliaia di antifascisti attivi. Informatori, sabotatori, staffette, moltissime donne. Tutte le forze operaie sono organizzate e pronte per l'ultimo attacco. L'insurrezione avverrà a giorni. Non posso lasciare ora i miei camerati, gli rispondevo io. Sarebbe un tradimento. Affronterò con loro la battaglia finale e poi sarà come Dio vorrà. Venti aprile, venerdì, Milano. La radio di Londra e quella d'America seguitano a dare particolari delle atrocità avvenute alla luce nei campi di concentramento di prigionieri e internati in Germania. Andreina, ascoltando queste notizie, ha pianto. In serata è venuto da noi a cena il capitano Gaetani per concertarsi con il mio Alessandro sulla possibilità di partenza per Biella. Vorrebbe unirsi alla 76esima brigata, la Garibaldi, quella di cui fa parte anche Saverio. Decidono di andare in bicicletta verso la fine della settimana. Troppo tardi, penso. Mentre scrivo, guardo qui alla parete la carta dell'Europa, dove ho teso, su spilli filo rosso alleati e filo verde russi, ad indicare il movimento dei due eserciti. Troppo tardi, penso ancora mentre scrivo. Voglio vivere così, col sole in fronte, e felice e canto. 20 aprile, venerdì, Sanremo. Voglio vivere e godere. Devo annotare sul mio diario un brutto avvenimento. Il bombardamento navale di oggi ha colpito la nostra casa con una granata, nella sala da pranzo. L'esplosione ha distrutto il soffitto e allargato i fori delle finestre. Con questa cannonata, le speranze di tornare ad abitare a casa sono svanite. E poi ci hanno detto anche che le ultime due rampe di scale sono pericolanti. Ci toccherà andarci a cercare un nuovo appartamento, forse più brutto. Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali.
Le scarpe mi stanno strette. Il pappagallo è rosso. L'aquila vola. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali. Là su quei monti fu una grangia. 20 aprile, venerdì, Belluno. Gli aerei inglesi passano e ripassano sopra i tetti e vanno a mitragliare e spezzonare sullo stradone. I crocchi si ritirano verso casa con cavalli, carri, auto, camion e tutto ciò che ha zampe o ruote per muoversi e andare a nord. Di qua al quartiere non c'è segno di tedeschi, tranne che ogni tanto arriva la raffica della 20 dalla torretta del collegio di Maria Bambina. Un garibaldino del Prac, Auretta, che stava camminando sul costone che guarda verso l'Ardo, è stato colpito alle gambe ed è al di là della siepe che si lamenta e tira tante madonne. Riusciamo a trascinarlo di qua, le gambe maciullate e bisogna tagliargli gli stivali pieni di sangue. Una donna del quartiere, ex infermiera, lo ricovera a casa sua finché tutto non sarà finito. Mia madre è nata nel 1938, in tempo di guerra era una ragazzina. Mia madre però la guerra se la ricorda. Si ricorda in particolare di un giorno, lei stava a Roma, a Torpignattara. Quel giorno lì, insieme a mia nonna, avevano trovato una zucchina e un paio di uova, l'avevano comprati, e ci avevano fatto una bella frittata. Era mattina, sul tardi. A un bel momento suonano le sirene e corrono subito a rifugio, che poi era una casetta che stava là dietro. Nel rifugio ci stava tutta quanta la gente, qualcuno che pregava, che si raccontava a Gesù Cristo, qualcuno che bestemmiava contro Mussolini o contro gli americani. Mia madre e mia nonna invece stavano lì che speravano che nessuno gli si andava a mangiare la frittata. Ma a un certo punto, poi finito, diciamo, il bombardamento, suonate le sirene, uscirono tutti quanti fuori. E sembrava che Roma era stata bombardata per davvero, per la prima volta, quel 19 luglio lì. Era stato bombardato il quartiere di San Lorenzo, però una bomba era cascata pure a Torpignattara. Aveva colpito l'osteria della Stelletta. Così mia madre e mia nonna guardavano l'osteria. L'osteria era distrutta e tutto intorno ci stavano tutti i vetri rotti. Si ricorda mia madre, i vetri rotti. Poi mia madre e mia nonna tornarono a casa per vedere se ci stava ancora la frittata ci stava. Così si mangiarono la frittata quel giorno lì. Mia madre non l'ha mai scritto un diario, ma se avesse dovuto scrivere sto fatto qui, sta cosa qua, l'avrebbe dovuto scrivere sotto il giorno 19 luglio. Che 19 luglio mi ricordo che è un santo poco importante, uno che si chiama Simmaco, uno che quando era papa lui gli hanno fatto pure un antipapa contro di lui. Però il 19 luglio c'è anche un altro santo, che è un santo che si chiama Sant'Arsenio, che è stato un contemporaneo di Simmaco ed era un eremita. Ma vedi che quando vai a vedere sul calendario, nello stesso giorno è capace che ce ne stanno due, tre, quattro di santi. Perché i santi sono tanti e non c'entrano tutti uno per uno per ogni giorno del calendario. Pure i ricordi sono un po' così, no? Quando uno si ricorda qualcosa, beh, troppe cose si dovrebbe ricordare per ogni giorno della vita sua, di quello che gli è successo. Allora deve scegliere, si deve scegliere come i santi. Non ce ne può mettere più di uno sul calendario, poi mette una sfilza, insomma, un appello dei santi per ogni giorno. Allora pure i ricordi, uno si ricorda giusto qualcosa. Ecco, mia madre, per esempio, della guerra, si ricorda questo fatto qua in particolare. Si ricorda che quel giorno lì bombardarono Roma, non si ricorda di San Lorenzo, si ricorda dell'osteria della Stelletta, dei vetri rotti. Si ricorda che quel giorno lì mia madre si mangiò una frittata di zucchine. Aprile, sabato, Sanremo. La razione di pane da una settimana è stata ridotta niente meno che a 100 grammi per i normali e 150 per i lavoratori. E oggi nel pane vi è pure la polenta. Così noi, che avevamo un po' di pane tedesco, ora non lo troviamo più. Stamane sono andato allo spaccio reperimento olio e ho cambiato 2 kg di olio contro 8 di riso, che viene così a costare lire 60 il chilo. Per prendere il posto tutti vanno col coprifuoco, verso le 5:30, mentre mammina non mi ha lasciato partire prima delle 6. Sulle montagne. 21 aprile, sabato, Belluno. Voglio bene a Falco, della polizia partigiana, e ancora di più ora che sento che suo fratello, il gappista Pierluigi, è morto durante un'azione economica. Sono andati a prendere tabacco presso un fascista fuori Belluno. Il fascista ha sparato e ferito gravemente Pierluigi, che però è riuscito ad abbatterlo prima di cadere. Dice la gente che la moglie del tabaccaio non si è curata di soccorrere il marito, ma ha schiacciato la testa al garibaldino morente con i pesi della bilancia. Non so se sia vero. So però che l'odio cresce così in fretta, e così tanto e così duro che lo si mangia al posto del pane, che spesso è poco,
talora manca e lo fanno pure.